Salve a tutti, come promesso, in questo video e nel prossimo spiegherò come si scelgono e si preparano i soggetti da portare alle mostre e innanzitutto che cosa si deve fare per rendere i nostri diamanti mandarino esponibili. Questo video sarà utile a chi si vorrebbe avvicinare al mondo della selezione e delle gare. E anche a chi ha già alleva e seleziona, ma non sa ancora come preparare e scegliere i propri soggetti. Le prime due cose da sapere per poter iscrivere i propri diamanti mandarino ad una mostra sono appunto due cose molto importanti. La prima, i diamanti mandarino devono essere di taglia grande. Quelli che una volta praticamente venivano chiamati olandesi o maggiorati. Sono diamanti mandarino lunghi minimo 12 centimetri e con una forma rotondeggiante sia del corpo che della testa. Hanno il becco conico e più corto possibile. La seconda cosa, la persona che li vuole esporre deve essere iscritta a una federazione. Quella italiana si chiama FOI, che significa Federazione Ornicoltori Italiani. Per iscriversi si deve trovare un'associazione di ornicoltori, possibilmente quella più vicino a dove si abita. Si può andare anche, credo, sul sito della FOI per iscriversi. Una volta iscritti si riceverà mensilmente la rivista della federazione che si chiama Italia Ornitologica e si avrà la possibilità poi di ordinare gli anellini da apporre alle zampette dei nostri uccellini. Infatti, diciamo che tutti i soggetti che si vogliono esporre devono avere l'anellino della FOI. Sono anellini inamovibili, cioè appunto che non si possono togliere, non sono apribili e si infilano alla zampina dell'uccellino quando è ancora nel nido e le zampe sono ancora piccole ed elastiche. Generalmente, le zampette dei nostri diamanti mandarino, sono così verso gli 8-10 giorni di vita. Poi appunto da valutare comunque al momento con un po' di occhio e anche di esperienza. Questi anellini sono di alluminio colorato e il colore cambia a seconda dell'anno in corso e riportano impresso l'RNA, che significa Registro Nazionale Allevatori. Ed è un codice di numeri e di lettere diverso per ogni allevatore. Poi viene riportato l'anno e il tipo di anellino che da un po' di anni è il B, il tipo B. Dal prossimo anno, l'anno 2018, dovrebbe essere il tipo X. Poi infine sull'anellino è riportato un numero progressivo che indica quel singolo soggetto, insomma. Quindi per dire se abbiamo da anellare un centinaio di soggetti, si ordinano circa un 100-150 anellini e per tempo ovviamente vanno ordinati almeno un mese e mezzo prima. E quindi appunto poi si può anellare i nostri soggetti, si possono anellare i nostri soggetti. Dunque, diciamo che ogni anellino ha un diametro interno diverso, infatti appunto per dire l'anellino B avrà un diametro inferiore a quello di tipo X. Poi
passando appunto al discorso di prima, per quanto riguarda appunto la taglia dei diamanti mandarino esponibili, è nata da alcuni anni l'idea di alcuni allevatori di selezionare anche un diamante mandarino di taglia piccola. Poi ve lo farò vedere. Chiamato appunto diamante mandarino Foy, infatti Toy, scusate, che infatti gli ho dedicato due video. Per riassumere in breve questo tipo di diamante mandarino, non è, diciamo, il diamantino piccolo che si trova normalmente nelle uccellerie, ma è un diamante mandarino tutto simile a quello di taglia grande, però è in miniatura, cioè sui 9-10 cm di lunghezza, contro appunto l'altro che è minimo 12 cm, però ha tutte le forme arrotondate di quelli appunto grandi. Ovviamente è una nuova varietà e quindi ancora in studio e selezione, ma che si può già esporre ad alcune mostre specialistiche. In questo caso il tipo di anellino che si deve usare è il tipo K. Ecco, ora volevo passare appunto a farvi vedere da vicino la differenza che c'è fra un diamante mandarino da selezione di taglia maggiorata e un toio, comunque un soggetto in selezione per raggiungere questa nuova varietà. Come potete vedere è tutto più piccolo, oltre che essere più corto di lunghezza, infatti il soggetto grigio dietro in questione, quello grosso, è lungo almeno 13 cm. Mentre quello appunto in primo piano, che è il Toy, è sui 10 centimetri. Ecco, ora volevo, sempre parlando appunto di mostre, vi volevo elencare, far vedere alcune mostre che ci saranno da settembre in poi in Italia e vi mostrerò appunto l'elenco delle mostre dove si potranno trovare anche diamanti mandarino e quindi esotici. Indigeni esotici ed ibridi si chiamano queste mostre. Allora, praticamente la mostra, quella a cui generalmente vado io, che è una delle mostre specialistiche più importanti, è la mostra Zebras, che viene fatta a Reggio Emilia. Ecco, dovrebbe essere questa, Reggio Emilia. Infatti ecco che è dal 22 al 24 settembre, però come già spiegato verranno praticamente giudicati gli uccellini il 22 e il 23 e il 24, che viene di domenica, insomma la mostra è aperta al pubblico e quindi sia noi allevatori che anche altre persone non addette, diciamo, ai lavori possono partecipare alla mostra per vedere i soggetti esposti. Dunque, altre mostre,
Dunque, vedo che c'è. Allora. Ecco qua. Ci sono vari club, quindi varie specialistiche. Ecco, quelle del club dell'esotico. Ce ne abbiamo una a Piana delle Orme, in provincia di Latina, che abbiamo dal 13 al 15 e funziona, credo, come Zebras. Quindi il giorno aperto al pubblico è domenica 15 ottobre. Ecco. Poi abbiamo quella di Faenza, anche questa molto bella, fatta sempre dal Club dell'Esotico. E questa a Faenza ci sarà dal 26 al 28 otto, al 29, scusate, ottobre. Quindi deduco che domenica venga il 29 ottobre. E dovrebbe, sì, quella di Faenza, per il pubblico aperta sia il 28 che il 29, 28-29 ottobre. Poi vediamo che cosa abbiamo. Abbiamo vari tipi di esotici ovviamente, quindi il padda, il passero, eccetera. Però, ecco, forse anche questa, un'altra dal club dell'esotico a Marciano di Romagna, in provincia di Rimini, credo, e va dal 3 al 5 novembre. Ecco, a chi potesse interessare. Queste sono le stesse di prima. Ah, ecco, nel sud abbiamo quella di Ragusa, che è organizzata dall'Italian Zebra Finken Club. Ecco, e questa ce l'abbiamo dal 7 al 12 novembre, quindi aperta al pubblico l'11 e il 12 novembre a Ragusa. Ok, allora anche per questa volta il video è finito. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie e alla prossima.